Un bilancio pesantissimo, tre morti e tre feriti in un incidente stradale verificatosi sulla statale 624 Palermo-Sciacca. I tre piccoli sono in codice rosso, ricoverati all'ospedale. Sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco per estrarre le vittime dalle lamiere. La statale è stata temporaneamente chiusa al traffico tra Altofonte e Giacolone al chilometro 3. In provincia di Palermo, il traffico è stato deviato su viabilità locale. Lo scontro è avvenuto tra due auto, un impatto violentissimo che ha distrutto e fatto capottare una delle vetture. I bambini feriti sono stati trasportati, come detto, dall'elisoccorso del 118 all'ospedale di Cristina di Palermo. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà ad estrarre i corpi dagli abitacoli. L'incidente ha coinvolto una Mercedes classe C con a bordo una famiglia tunisina e una Toyota RAV guidata da un palermitano. La Mercedes viaggiava in direzione Palermo, a bordo c'erano una coppia, 44 anni lui, 42 lei e i tre figli di 4, 6 e 8 anni. I coniugi sono morti sul colpo, i bambini sono stati portati in elisoccorso in ospedale, le loro condizioni sono comunque molto gravi. È morto anche l'uomo di 51 anni che era alla guida dell'altra autovettura. L'incidente, come detto, è avvenuto al chilometro 13 della statale.